E la carne? Troppo buona. E gli hamburger? Buonissimi. E la musica? Rigorosamente dal vivo. E la birra? Da volar via. Beer Pub, mangi, bevi e ti diverti. A Torricella Verzate, in via Emilia 2. Buongiovedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Il 2 giugno è il 70° anniversario del referendum con cui gli italiani dissero addio alla monarchia. Il Presidente della Repubblica, nel corso delle celebrazioni odierne, ha detto di aspettarsi in futuro un'Italia migliore. Invece lei che cosa si augura? Mi auguro anche un'Italia migliore sicuramente, se torniamo indietro di 70 anni magari qualcosina era già da rivedere l'app secondo me, però è una festa, non c'è molto patriottismo, come puoi vedere non c'è neanche una bandiera, quindi parliamo tanto di Repubblica, di qua e di là, però manca fondamentalmente proprio la passione per la nostra patria, quindi abbiamo perso fiducia in tutte le istituzioni, e sembra una frase fatta però... Io sinceramente spero che sia la popolazione italiana abbia maggiore fiducia nei confronti delle istituzioni, sia le istituzioni siano per una volta degne di questa fiducia, perché il fatto è che mentre ci sono paesi dove la popolazione non ha fiducia nelle istituzioni, ma le istituzioni sono degne di fiducia, qua in Italia non abbiamo fiducia nelle istituzioni e le istituzioni non sono degne di fiducia, quindi spero sinceramente che il governo in generale si dia, non soltanto il governo, l'intero apparato politico, si dia una risistemata, come anche la faccenda di quei tanti, non mi ricordo la città precisa, quella città dove recentemente ci sono state accuse di corruzione, più che altro la giunta precedente aveva scaricato il barile alla giunta successiva che per una volta non aveva fatto nulla. Ma quindi sì, il problema in Italia è che alla fine per quello che fanno i furbetti, anche la gente che vuole seriamente lavorare per il bene del paese viene alla fine non necessariamente accusata anche lei, ma penalizzata. Il miracolo, altro che migliore, il miracolo, perché veramente se non abbiamo un miracolo non so come si esce di questo. Tanta fortuna e gente con la testa sulle spalle. Lavoro per i ragazzi. Così non devono emigrare, come ho fatto io. Che le cose vadano bene, che la gente fosse un po' più solidale anche. Ma alla fine siamo stati tutti migranti. Dico, i miei erano calabresi, sono andati a Sud America. Mio papà è vissuto lì tutta la sua vita. Io sono nata là e sono tornata qua. Dico... che poi non trovi solidarietà, ti dicono, sanno che sei un migrante, allora sei di classe B.